Amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e benvenuti al Pala Dorando Pietri di Correggio, ventesima giornata del campionato di Serie 1 maschile, settima di ritorno, di fronte tra pochi minuti BDL Correggio e Crédit Agricole Sarzana. Il saluto vi giunge da Francesco Ferrari, al mio fianco come sempre Jorge Bastier, ciao Toto. Ciao Francesco, ciao a tutta la gente in casa, ancora col palazzetto vuoto, speriamo il più presto possibile avere la gente in casa. Questa partita sarebbe stata bellissima con tutta la famiglia del Correggio e la visita degli incessanti, i tifosi del Sarzana che dovranno vederla per TV questa volta. Una delle tifoserie organizzate che più belle che vedono, che riempiono anche i palazzetti, il palazzetto Vecchio Mercato di Sarzana è sempre una bellissima immagine vederlo pieno. Chiaramente, come tutti i palazzetti d'Italia, mette un po' di tristezza vederli vuoti, perché lo diciamo sempre all'inizio di ogni telecronaca e non smetteremo mai di soffermarci su questo tema di quanto manchi il pubblico all'interno dei palazzetti dello sport. Ma certo, una tristezza è avere una partita del genere con due squadre che vengono facendo le cose bene, e sarebbe stato bellissimo per il Correggio ricevere questo già giocatore numero 11 del Sarzana, che sono gli incessanti. Vediamo intanto, ecco, i direttori di gara che stanno entrando proprio in pista in questo momento al Pala Dorando Pietri. Sta aspettando di entrare in pista la formazione della Crédit Agricole Sarzana, formazione che si trova in questo momento al quarto posto in classifica. Entra in questo momento sulla pista del Pala Dorando Pietri in prima fila il capitano Francesco Rossi con il numero 57, lui il giocatore che ha comportato, il capitano Davide Borsi, ho sbagliato, è lui ad aver portato e accompagnato al centro della pista. Tra poco sentirete in sottofondo Urlando contro il cielo, la canzone del correggese Luciano Ligabue che accompagna e accompagnerà l'ingresso in campo e della formazione della BDL Correggio. Toto, una partita, quella tra BDL Correggio e Crédit Agricole Sarzana, che ha mille significati, potremmo dargli tantissimi titoli. Uno può essere una sfida particolare, un'altra un derby tra fratelli, chiaramente il riferimento è tra due colonne dell'hockey: Alessandro Bertolucci, allenatore del Sarzana, neo commissario tecnico della nazionale italiana, dall'altra Mirko Bertolucci, il fratello, che entra in questo momento in pista insieme alla BDL Correggio. Sono due personaggi molto importanti che hanno fatto la storia dell'hockey, credo che loro rappresentino al meglio questa sfida. Di sicuro la gara fra due fratelli è molto molto importante. Mirko ancora come giocatore allenatore, Alessandro adesso in panchina, che ha vissuto la gloria in pista prima, adesso vediamo una partita di due fratelli che vivono l'hockey in maniera molto speciale, con tanta passione. La grafica ci propone la formazione della BDL Correggio con il numero 10 Cesc Campor, 5 Enrico Zucchiatti, 7 Cosimo Mattugini, ottimo l'ex Geronimo Garcia, 17 Nicolas Barbieri, 19 Ernest Cinquini, 55 Diego Casari, 59 Franco Opposito, 85 il capitano e allenatore Mirko Bertolucci, con il numero 39 il secondo portiere Nicolò Salines, allenatore Pablo Chiara insieme a Mirko Bertolucci. Eccola qua la formazione del Correggio che è inquadrata dalla regia di Marcello Bulgarelli. Tra poco vi proporremo la formazione del Crédit Agricole Sarzana, lo ricordiamo, una delle formazioni più importanti che sta recitando un ruolo da protagonista nell'attuale campionato di Serie A1. Eccola qui la formazione del Sarzana con il numero 10 il portiere e vice capitano Simone Corona, con il numero 7 Alvaro Osorio, 11 il capitano Davide Borsi, 24 Flavio Del Gatto, 55 Juan Galvas, 57 Francesco Rossi, 87 Francisco Ipignazar, 88 Francesco De Rinaldis, con il numero 58 Alessio Bianchi, secondo portiere, l'allenatore è proprio Alessandro Bertolucci, lo abbiamo chiamato in causa
pochi istanti or sono, come in settimana sia arrivata la decisione e la comunicazione ufficiale da parte della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Alessandro Bertolucci sarà il nuovo allenatore, commissario tecnico della nazionale italiana, prende il posto di Massimo Mariotti, allenatore anche del CCC Viareggio, lo ricordiamo, formazione che milita nel campionato di Serie A2. Le auguriamo il meglio a Alessandro Bertolucci con la squadra nazionale e speriamo che arrivi così lontano come è arrivato come giocatore. La speranza chiaramente è anche che, chiaramente, da italiani l'augurio è quello di che Alessandro Bertolucci porti chiaramente il più in alto possibile la nostra nazionale. Vediamo intanto le formazioni schierate a centropista, qui inquadrata la BDL Correggio con il numero 10, c'è Scampori, il portiere, forse Toto insieme a Cosimo Mattugini è anche uno degli uomini forse più in vista di questa BDL Correggio, che nelle ultime partite ha saputo conquistare due vittorie, un pareggio, e sottolineiamo le due vittorie e il pareggio contro Trissino, Valdagno e Lodi. Nell'ultimo mese Correggio si sta accreditando sempre più forse con il ruolo di ammazzagrandi, e questa sera c'è un nuovo test perché il Crédit Agricole Sarzana è al quarto posto a quota 36 punti in classifica. Sarzana è una squadra che si conosce praticamente a memoria, i giocatori giocano un bellissimo hockey e il Correggio ha dimostrato che di fronte alle squadre che sono più alte in classifica fa sempre delle belle partite. Viene con la morale molto alta perché le ultime prestazioni sono state veramente, veramente all'altezza della situazione, e speriamo che contro Sarzana ci presente lo stesso atteggiamento sopra di tutto. Vediamo intanto, vi indichiamo chi sono i direttori di gara: Ulderico Barberisi di Salerno, Donato Mauro sempre di Salerno, al tavolo Andrea Uguzzoni di Modena, saranno loro tre, si caricano le due formazioni prima di questo importantissimo match che, lo ricordiamo, è il primo dei due posticipi della 20ª giornata. Nel corso della serata di ieri si sono giocate Valdagno Forte dei Marmi, che ha visto la vittoria per 7-2 della formazione toscana, successo in trasferta 3-1 del Montebello sulla pista del Breganze, successo del Bassano sul Grosseto per 5-4, vittoria esterna del Trissino sul Sandrigo, pareggio pirotecnico tra Lodi e Follonica per 6-6. Oggi alle 18 Correggio Sarzana, invece il 24 di febbraio, quindi tra tre giorni, mercoledì alle 20:45, il match che concluderà la 20ª giornata tra il Roller Scandiano e la Team Service Car Monza. Tra pochi secondi l'inizio di questa partita, vediamo subito Rossi, uno dei giocatori chiaramente più importanti di questo Sarzana, un Sarzana che, lo ricordiamo, è anche l'unica formazione italiana impegnata nelle Coppe Europee. Inizia in questo momento il match con i Pignazar, che manovra subito la pallina per un compagno, si tratta in questo caso di Galbas e Rossi. 22 reti, sono loro due i migliori marcatori del Sarzana, al 14° e 15° posto nella classifica marcatori. Però Toto, mi sembrerebbe riduttivo ridurre il Sarzana solamente a questi due nomi. No, di sicuro il Sarzana è una squadra che ha tanti nomi, che pese a che sono tanti, molto giovani, hanno gran esperienza e quando si mettono quella maglia lì giocano veramente bene, quindi non possiamo dire che c'è uno che brilla di più, perché ogni partita tutti i giocatori tirano fuori il suo. Rossi gira dietro la porta, si è presentato davanti a Cescampori, il numero 57 del Crédit Agricole Sarzana, non ha trovato il tempo giusto per il tiro, ha deciso di scaricare all'indietro per un compagno. Intanto il tiro da parte di Galbas, la parata di Cescampori, fondamentali anche quest'oggi i portieri, il tiro di Zucchiati, il passaggio sotto porta per Garcia, per poco il numero 8 non riesce a trovare la via del gol. A poco più di un minuto dall'inizio della partita, animo subito caldo per le due formazioni. Enrico Zucchiatti si presenta davanti alla porta, difesa da Simone Corona, attaccato il numero 5 della BDL Correggio, scarica all'indietro per Garcia, una BDL Correggio che vuole gestire il possesso della pallina. 26 secondi per la compagine bianco-rosso-blu, Nicolas Barbieri ancora per Enrico Zucchiatti, saranno importanti anche le difese, ci sarà un dato da sottolineare. Cosimo Mattugini prova ad infilarsi nell'area, subisce il fallo di squadra
il numero 7 del Correggio Hockey, quindi fallo di squadra fischiato contro il Sarzana, il primo. Vediamo intanto proprio il replay di questa giocata. Il fallo è stato commesso da Francisco Ipiniazar. 23 minuti 15 secondi al termine di questo primo tempo. Correggio Hockey Sarzana sono ferme sul punteggio di 0-0, mancano 15 secondi al termine dell'azione del Correggio Hockey. Vediamo Nicolas Barbieri pronto a appoggiare la pallina a Geronimo Garcia. Fischio intanto, il tiro di Nicolas Barbieri ha tentato la sorpresa, il numero 17 è stato bravo Corona a deviare la pallina. Riparte in velocità il Crédit Agricole Sarzana con Francisco Ipiniazar. Da valutare Toto anche la sistemazione in fase difensiva del Sarzana, perché lo ricordiamo, con 53 gol subiti la formazione rossonera è la seconda miglior difesa dietro solo al Forte dei Marmi. Sì, possiamo dire che il Sarzana ha un gran potere di gol, però assolutamente è una squadra che dietro non si risparmia niente, che difende molto bene, ha un gran portiere, grandi difensori, quindi speriamo vedere una bellissima partita oggi. Enrico Zucchiatti dietro la porta, attaccato da Galbas, subisce il fallo il giocatore del Correggio Hockey, quindi protestano i giocatori del Sarzana. Secondo fallo di squadra fischiato contro la Crédit Agricole Sarzana, una Crédit Agricole Sarzana che, se abbiamo parlato di un Correggio che fino a questo momento sta dimostrando di rivelarsi, meno in quest'ultimo mese, una formazione ammazza grandi, dall'altro lato c'è un Sarzana che nelle ultime 5 partite ha raccolto solamente un successo contro il Breganze 5-1 in casa, proprio nella pista del vecchio mercato. D'altro canto sono arrivate 2 sconfitte nelle ultime 5 gare, il 23 gennaio contro Lodi e nell'ultimo match in casa contro Sandrego. Si ferma intanto il gioco per l'intervento di pattino di Zucchiatti, riparte in velocità Ipiniazar, la conclusione viene respinta da Geronimo Garcia. Molto importante l'intervento del numero 8 in fase difensiva, era pronto Cescampor. Ma si vedono che tutte le due squadre vogliono prendere il protagonismo della partita, con un Correggio che si è messo in testa che ogni sua partita è una finale per allontanarsi del finale della classifica, e un Sarzana che di sicuro vuole ritornare a prendere i 3 punti. Ecco Toto, una domanda da atleta come quale sei stato tu, chiaramente giocare con l'idea, che come dicevi esattamente tu, che per il Correggio siano tutte queste partite siano finali, per cercare chiaramente di evitare la finale, di evitare i play-out e qualificarsi chiaramente nelle prime 10 della classifica per disputare i play-off. Chiaramente intanto attenzione, Galba sta avanti a Campor, non inquadra lo specchio della porta il giocatore numero con la maglia numero 55 del Sarzana. C'è il terzo fallo di squadra fischiato contro il Sarzana, si spiegano Nicolas Barbieri e Francesco Rossi. Ancora animi, chiaramente agonismo alto, perché come dicevamo, e mi ricollego alla domanda che ti stavo per porre Toto, giocare per quanto riguarda il Correggio con la pressione del fatto che queste siano tutte finali può essere un peso o un vantaggio, perché ricordiamo dall'altro lato chiaramente che il Correggio nelle partite, come indicavi giustamente tu, nelle partite dove ha meno pressione, cioè dove il pronostico è chiaramente contrario alla formazione bianco-rosso-blu, ha saputo in primis fare ottime prestazioni e nell'ultimo mese addirittura conquistare 7 punti su 9 disponibili. Ma come abbiamo visto, il Correggio di sicuro lo prende come una motivazione, come una spinta addizionale, e lo ha dimostrato nelle ultime partite. Speriamo che il Correggio possa dimostrare oggi, possa dimostrare quello che viene dimostrando prima. Vediamo intanto l'intervento fischiato contro Geronimo Garcia, primo fallo di squadra fischiato contro il Correggio Hockey, fallo subito dal capitano del Sarzana Davide Borsi, uno dei giocatori più rappresentativi della compagine rossonera. Devo dirlo francamente Toto, c'è da dire che questo Sarzana è sicuramente una formazione che ha tutti i numeri per fare bene in questo campionato, ed è chiaro che per rappresentare l'Italia a livello europeo bisogna allestire delle formazioni importanti. Attenzione intanto per il fischio del direttore di gara simulazione contro Francesco Rossi. Simulazione per Rossi. Il fischio di simulazione. Vediamo anche che Francesco Rossi più volte, già la seconda volta che ha qualcosa da ridire verso le fischiate della
del duo arbitrale, ricordiamo, formato da Ulderico Barberisi e Donato Mauro della sezione di Salerno. Ripeto, Toto, un Sarzana che ha una formazione sicuramente all'altezza di rappresentare l'Italia nelle coppe europee. Lo ricordiamo che il Sarzana sarà impegnato nella coppia WSA, quindi sicuramente una manifestazione molto importante. Ma l'importante è che per il Sarzana, che ha una formazione quasi in su base, viene da un paio di stagioni insieme, quindi molto importante perché si conoscono bene, hanno aggiunto dei giocatori di qualità con un allenatore che sa guidare perfettamente a questi giocatori. Di sicuro speriamo il meglio per loro nella competizione europea. Abbiamo anche visto i direttori di gara andare a colloquio con la panchina del Crédit Agricole Sarzana, in particolare con l'allenatore Alessandro Bertolucci, invitando chiaramente alla calma. 20 minuti 19 secondi al termine del primo tempo. Enrico Zucchiatti in possesso della pallina per il Correggio Hockey. Nicolas Barbieri prova la discesa, gioca di sponda il numero 17 per Enrico Zucchiatti, preso un po' in controtempo. Superati i 5 secondi del Correggio Hockey nella propria metà campo, quindi il possesso della pallina torna al Crédit Agricole Sarzana, e quindi si riparte proprio dal punto in cui è stato fischiato il fallo e dove si trovava in possesso della pallina Enrico Zucchiatti. Vediamo intanto che i quintetti per il momento non sono ancora cambiati da entrambe le parti, dopo 5 minuti esatti di gara. In questo istante ancora Galbas in mezzo a Matugini e Garcia. Bravo Garcia a rubare la pallina, riparte in 3 contro 2, Matugini solo davanti a Corona, Matugini non trova il tempo giusto, gira dietro la porta il giocatore con la casacca numero 7 del Correggio Hockey. Un peccato, perché Toto, questa era un'ottima azione, un ottimo contropiede, poteva essere sfruttato meglio da parte della formazione di casa. Ma il Correggio, come sempre, sfruttando il suo arma migliore, che è il contropiede, questa volta non è andato a buon termine, però si vede un po' che il Correggio continua un po' a farlo lo stesso che sta facendo le ultime gare. La palla 2 ha premiato il Correggio, con Geronimo Garcia ancora in possesso che prova a ripartire. Scontro tra Enrico Zucchiatti e Davide Borsi per i direttori di gara. Non ci sono gli estremi per intervenire. Prosegue il gioco, 24 secondi al termine dell'azione. Azione che però si interrompe immediatamente per il fallo di squadra fischiato contro il Correggio, che è il secondo fallo di squadra per la compagine emiliana. Davide Borsi per Ipiniazar, lungo linea della numero 87, la che riceve nuovamente la pallina. 28 secondi al termine dell'azione per un Sarzana che insieme al Correggio che sta aspettando in questo momento a premere l'acceleratore. Due squadre, Toto, che si stanno studiando in questa prima fase di gara. Penso che nei primi minuti si sono visti tanti arrivi in porta, adesso si è rallentato un po' il gioco, si sta cominciando il possesso di palo il possesso di palla molto più lontano delle aree del portiere. Geronimo Garcia ancora per Nicolas Barbieri, prova il passaggio a centro area di rigore per Cosimo Matugini. Cosimo Matugini spesso sa far male in quella posizione sotto porta, e dall'altra parte c'è però un signor portiere chiamato Simone Corona. Lo abbiamo visto pochi giorni fa anche con con Valdagno, la sfida tra le due scuole, tra la scuola italiana e la scuola catalana per quanto riguarda il mestiere di portiere. Tra poco chiederemo anche un po' le caratteristiche. Intanto Ipiniazar solo davanti a Cescampo, il gol di Francisco Ipiniazar. 18 minuti e 12 secondi al termine del primo tempo, si sblocca il punteggio qui al Palo Dorando Pietri, il gol di Francisco Ipiniazar ed è il 15° sigillo in stagione per Ipiniazar. Guardiamo l'azione, Toto. Basta una pallina persa del Correggio, quando recuperata per Rossi, che lascia da solo praticamente a un Ipiniazar che si trova al corridoio per arrivare in porta da solo di fronte a Campori e mette la pallina in forma perfetta nell'unico buco che aveva lasciato il portiere spagnolo. C'è da dire, Toto, che è stato molto bravo a mio parere anche da un lato Rossi, perché bisogna anche capire, sapere bene quando soffiare la pallina a un avversario. In quel caso Rossi da quel punto di vista lì sa bene come si fa e sa bene come soffiare e poi far ripartire la sua squadra. No, tutta la ragione, perché non solo è rubare la palla, sino rubare la palla, guardare lo spazio, far finta del tiro per portare la marca verso di sé e dopo lasciare a Pinazzarda solo come è stato.
Da sottolineare anche l'intervento in fase difensiva appena effettuato da Nicolas Barbieri, poteva essere un pericolosissimo contropiede per il Crédit Agricole Sarzana, erano in 3 contro 2, quindi il bravo intervento tempestivo del numero 17 della formazione correggese. Ancora quando Nicolas entra in Barbieri. Pista Osorio. È entrato in pista Osorio, il marcatore ha segnato finora 3 gol, ma è il miglior marcatore da punizione di prima per quanto riguarda il Crédit Agricole Sarzana. 3 reti segnate in stagione, tutte da tiro diretto, quindi da considerare il 60% di realizzazione per il giocatore cileno. Tentativo di passaggio in mezzo di Zucchiatti per Mattugini, la pallina è soffiata dal Sarzana, un Sarzana che con i Pignazzar sta facendo molto male per quanto riguarda le ripartenze. Ma in partite così, con una difesa concentrata, il talento di un giocatore può definire tutto. Intanto il gol di Enrico Zucchiatti, bravissimo Geronimo Garcia nella discesa. Enrico Zucchiatti è stato bravissimo a timbrare il gol. 16 minuti 32 secondi di gioco e il Correggio Hockey pareggia. Come lo parlavamo prima De Rossi, Geronimo Garcia ha rubato una palla praticamente dietro la porta del campo, l'ha lottato, è arrivato fino all'altra parte della pista e ha lasciato Zucchiatti praticamente da solo perché il difensore la mettesse dentro. Veramente molto importante questo gol per il Correggio, per riuscire alla parietà a pochi minuti di prendere il primo gol. Attenzione ancora, e c'è ancora il gol del Sarzana. È durato 12 secondi il pareggio di Enrico Zucchiatti, il neo entrato Osorio timbra immediatamente il gol del 2-1. Questo Toto però è un gol che rischia di far male alla mentalità del Correggio, perché in questo momento si era arrivati a un pareggio da un lato meritato, mi viene da dire, del Correggio, da un altro lato comunque ben conquistato dopo un'ottima azione, ma da un altro lato un plauso va anche al Sarzana, a cui sono bastati 12 secondi per trovare la rete del nuovo vantaggio. È esattamente lo stesso che parlavamo del gol del Correggio, e riuscire a fare un gol dopo subito aver subito uno è molto molto importante, quindi il Sarzana è stato molto bravo, concentrato, non ha sentito il colpo e si è messo in vantaggio un'altra volta col gol del cileno Osorio. E vediamo proprio il 16 minuti 20 secondi, intanto è uscito Enrico Zucchiatti, è entrato Franco Posito in possesso della pallina, il numero 59 del Correggio Hockey argentino. Da sottolineare che questo si tratta del primo gol per quanto riguarda Osorio, che non arrivi da tiro piazzato. Ancora intanto il tentativo di Cosimo Mattugini, tentativo di un tiro che aveva anche il risvolto di un passaggio per un compagno, non è andato a buon fine per il buon intervento di Simone Corona. Il punteggio è cambiato 3 volte nell'arco di poco meno di 2 minuti e recita così: Crédit Agricole Sarzana 2, Correggio Hockey 1, qui dalla pista del Pala Dorando Pietri di Correggio Galbas, in possesso della pallina attaccato da Franco Posito, duello tutto sudamericano qui sulla pista. Bello intanto il retropassaggio di Osorio, ancora per i Pignazzar dietro la porta, chiude il varco, c'è Scampor, Nicolas Barbieri lo osserva, 3 secondi al termine dell'azione per i Pignazzar, la conclusione termina sul palo esterno che non preoccupa, però c'è Scampor, quindi può ripartire il Correggio Hockey. Perde un po' di tergiversa un po' Franco Posito e il tentativo di conclusione però non crea grandi problemi per Corona. Ancora Osorio quando entra Francesco De Rinaldis. Intanto Francesco De Rinaldis in casa Sarzana. Il nostro Toto Bastias li vede tutti i cambi. Franco Posito dietro la porta, scivola, ancora Franco Posito attaccato da Davide Borsi, il tentativo di Geronimo Garcia respinto da un avversario. 28 secondi al termine dell'azione del Correggio Hockey, che deve riordinare le idee. Dobbiamo sottolineare che fino all'anno scorso Geronimo Garcia giocava nella formazione del Sarzana, quindi si conoscono perfettamente i giocatori. Si conosce bene sicuramente come intervenire, anche quali sono punti forti e punti deboli della formazione rossonera. Franco Posito perde il possesso della pallina, Davide Borsi dietro la porta gli soffia il possesso. Vedete intanto il De Rinaldis che aiuta a impostare l'azione. Osorio dietro la porta, ancora il Sarzana con Borsi, bella la circolazione di palla da parte della compagine rossonera. Deve reggere in questo momento
il Correggiochi, malgrado il gol segnato, chiaramente l'inerzia della partita è in questo momento per la formazione ligure. Ancora De Rinaldis, Ipignazar attaccato da Barbieri, 6 secondi al termine dell'azione e il tentativo dalla lunga distanza da parte di Borsi termina in un nulla di fatto. Nicolas Barbieri prova il passaggio diagonale, difesa di Franco Posito, Geronimo Garcia prova ad accentrarsi dietro la porta attaccato da due giocatori, Geronimo Garcia riesce a mantenere il possesso della pallina, il tentativo di passaggio in mezzo all'area di rigore per Cosimo Mattugini non viene raccolto, riparte il Sarzana, deve fare un gran respirone da un lato il Correggiochi perché l'inerzia, come dicevamo pochi istanti or sono, è in favore del Sarzana. Dall'altro canto il Sarzana in questo momento può già dare un'impronta a questa partita. Sì, il Sarzana quando ha ritornato al vantaggio di sicuro ha cominciato a plantearsi avere un possesso di palla, gestire la partita, non prendere un gol subito come lo aveva preso prima, quindi sicuro il Sarzana proverà ad avere un possesso di palla più lungo e il Correggio deve conformare sui giocatori per recuperare la palla e andare verso la porta di Corona. Vediamo intanto i replay perché è stato chiamato il time out da parte della Crédit Agricole Sarzana. Vedete intanto gli highlights di questa prima parte di gara, 12 minuti e 28 secondi di gara sono passati fino a questo momento nel primo tempo qui al Pala Dorando Pietri. Una gara fino a questo momento Toto che magari non ha regalato tantissime occasioni da rete, però di certo abbiamo visto tanto agonismo e tanta organizzazione e da un altro canto stiamo ancora cercando di capire un po' che tipo di partita sarà in futuro perché dobbiamo ancora ben capire che tipo di strada prenderà proprio questa gara. Ma certo, una partita come l'avevamo detto all'inizio della partita molto molto interessante perché sono due allenatori che vivono in modo molto simile le partite, la strategia, la filosofia del gioco, perché sono cresciuti certamente insieme, sono fratelli e vedono l'hockey di forma molto simile, quindi adesso ognuno mostrerà il suo stile, la sua forma di arrivare in porta e di prendere il miglior risultato possibile. Abbiamo appena rivisto in questa fase, lo stiamo vedendo proprio in questo istante, il gol di Osorio che ha portato e sta decidendo fino a questo momento la contesa. Da questo punto di vista, secondo te Toto poteva fare qualcosa di più Cescampo, oppure secondo te in entrambi i gol subiti il portiere della BDL Correggio ha fatto il possibile? Di sicuro ha fatto il possibile, nessuno vuole subire un gol, però quando arrivano dei giocatori come Pinasaro, Osorio che non per nulla è uno dei marcatori di punizione di prima molto effettivi, è uno che ha la steca molta qualità, quindi di fronte a campo di sicuro ha tanto da dire. Di sicuro l'ha messo bene, quando arrivano così da soli il giocatore ha tempo anche di pensare dove la deve posare la palla. E vediamo intanto che i giocatori sono entrati in pista in questo istante, è terminato il primo time out della gara chiamato dal Crédit Agricole Sarzana, 4 falli di squadra per il momento per il Sarzana, fischiati contro la compagine ligure, 2 contro il Correggiochi. Vediamo intanto che proprio il Correggiochi riparte, può ripartire in velocità, 3 contro 3 ancora è Mirko Bertolucci entrato in pista in questo istante per Nicolas Barbieri, ancora il numero 85, affascinante, lo abbiamo ricordato all'inizio, la sfida tra i due fratelli, perde il possesso il Correggiochi, quindi sarà il Sarzana a ripartire, creare una nuova azione, 38 secondi per la formazione allenata da Alessandro Bertolucci, sicuramente un match affascinante Toto perché stiamo parlando, intanto vedete la conclusione di Osorio respinta proprio da Mirko Bertolucci, match affascinante, lo ricordiamo Toto proprio perché stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto la storia dell'hockey italiano. Ma di sicuro sono due giocatori che potrei dire che dei 10 migliori giocatori della storia italiana, quindi è molto molto bello vederli ancora a Mirko in pista e Alessandro trasmettere tutta la sua conoscenza ai giocatori del Sarzana. Intanto la conclusione di Nicolas Barbieri deviata da un giocatore della Crédit Agricole Sarzana, riparte ancora, ci sarà una palla 2 nella lunetta dell'area di rigore della porta difesa da Simone Corona, portieri magari non molto chiamati in causa, parlo in particolare di Simone Corona del Sarzana, c'è da dire però che sta emergendo in questa prima
fase di gara, sicuramente un'ottima organizzazione difensiva da parte della Crédit Agricole Sarzana. Sì, sì, in questo sport è fondamentale avere un portiere che dà sicurezza e Corona lo sta facendo da un paio di stagioni, quindi avere un portiere la sua qualità con una difesa molto ordinata come quella del Sarzana veramente dà delle garanzie. Nicolas Barbieri riconquista il possesso della pallina, è già la terza volta che il numero 17 riesce a incidere in questo frangente. Ancora Mirko Bertolucci, tentativo di tiro, ancora Simone Corona, però non viene chiamato in causa perché brava la difesa del Crédit Agricole Sarzana, bravo anche Cescampori in questa situazione a respingere la conclusione di Juan Galbas. Adesso forse le squadre sono un pochino più lunghe, si cerca un pochino di più la conclusione e di conseguenza ne guadagna chiaramente il match in termini di spettacolarità. Il tentativo anche di conclusione da parte di Nicolas Barbieri viene respinto da Simone Corona. Geronimo Garcia perde il bastone ma riparte in velocità Mirko Bertolucci, uno contro uno contro De Rinaldis. Mirko Bertolucci, la conclusione parata da Simone Corona, bella la parata da parte del portiere ligure. Ah, bella la parata dopo una giocata dove Mirko è riuscito a rubare una pala e posarla lì che dove molte volte fa male quando entra Ipinazzar per il Sarzana. È entrato in giocatore con la casacca numero 87 per il Crédit Agricole Sarzana, servito proprio in questo istante da Galbas. Ipinazzar si ferma e ragiona. 15 secondi al termine dell'azione per il Crédit Agricole Sarzana. Ipinazzar tenta di accentrarsi, supera Franco Posito, Garcia si allunga con il bastone e riesce a riconquistare il possesso della pallina. Ancora Barbieri all'indietro per Garcia, deve ragionare il corrigiochi, cerca di costruire un'azione che possa portare la formazione biancorosso-blu al pareggio. Il tentativo di Franco Posito respinto da Simone Corona. Molto importante l'ingresso di Mirko Bertolucci a cercare lo spazio perché in questo momento il Sarzana in difesa è molto chiusa, quindi sono partite come questa dove il talento individuale può definire una partita. Bella la conclusione di De Rinaldis, Cescampor si distende, Franco Posito non inquadra lo specchio della porta nel suo tiro. Ancora però il correggiochi con 34 secondi a disposizione per completare l'azione. Nicolas Barbieri, importante quello che diceva giustamente Toto Bastia su Mirko Bertolucci che come vedete in questo momento si intrufola negli spazi. Mirko Bertolucci non trova il momento giusto, un peccato perché Mirko Bertolucci si era conquistato un ottimo spazio per presentarsi davanti a Simone Corona. C'è il fallo come vedete e fallo subito dal correggiochi, è il quinto fallo di squadra per il Sarzana. Sì, sì, come parlavamo prima, Mirko è capace con sui cambi di ritmo, se non trova il giocatore a chi dare la palla, entrare velocemente e provare a fare con la sua steca un danno al portiere Corona. Mirko Bertolucci e Geronimo Garcia sono sulla pallina, guardate la barriera del Crédit Agricole Sarzana formata da De Rinaldis e Galbas davanti a Simone Corona. Il tentativo da parte di Garcia però riesce comunque a raggiungere il portiere della formazione rossonera, bravo anche in questo caso Simone Corona, altrettanto bravo Geronimo Garcia a riuscire a intrufolarsi in mezzo a tutte le maglie rossonere. Non è bastato però alla buona volontà del giocatore ex di turno, lo ricordiamo, Geronimo Garcia. Attenzione ancora Galbas, si intrufola in area di rigore dietro la porta il numero 55, lo ricordiamo, 22 reti segnate, secondo marcatore della formazione del Crédit Agricole Sarzana, anzi scusate, è il primo marcatore alla pari di Francesco Rossi, ci siamo un attimo sbagliati, con 22 reti segnate in questo campionato. Mirko Bertolucci attaccato, attacca Ipinazzar, Mirko Bertolucci raddoppiato poi da Garcia che riesce a riconquistare il possesso della pallina. Barbieri all'indietro ancora per Mirko Bertolucci che parte in velocità, prova la discesa, Geronimo Garcia gli viene in supporto, subisce il fallo di squadra fischiato contro il correggiochi, terzo fallo di squadra per la compagine bianco-rosso-blu, quindi si tratta adesso in questo momento del secondo invece time out chiamato dal Crédit Agricole Sarzana. Una fase in questo momento ancora
dove le due squadre sembra che si stiano ancora studiando, Toto. Sì, vedo un Sarzana che vuole gestire la palla, assolutamente ha la tranquillità di essere sul correggio nel marcatore, quindi in questo momento quello che deve lavorare di più sarà il correggio per trovare il pareggio, però in questo momento si trova con una difesa Sarzana molto ordinata, con un portiere Corona che veramente sta facendo un bel lavoro, quindi il correggio deve cominciare a muovere tutti sui giocatori per arrivare nella miglior forma possibile alla porta del Sarzana. Assolutamente, è una partita fino a questo momento dove la tattica, mi viene da dire, stia dominando più che nelle azioni di gioco. C'è anche da raccontare comunque di una gara che fino a questo momento ha visto comunque due squadre ben strutturate in campo e che stanno regalando sicuramente un buon hockey. C'è da ricordare anche che il Sarzana, lo abbiamo detto in pochi secondi or sono, è l'unica formazione italiana impegnata in una Coppa Europea, lo ricordiamo, la Coppa WSA, la WSA Euro Cup è la competizione nella quale il Sarzana scenderà in pista dal 30 aprile fino al 2 maggio, sede ancora da definire, saranno 7 le formazioni partecipanti, dal 20 marzo probabilmente si conoscerà la sede che ospiterà la fase, mi viene da dire, la fase finale di questa manifestazione. Intanto il tentativo di alza e schiaccia di Rossi, da pochi passi ancora, brava la difesa del correggio hockey a chiudere ogni varco, prova a ripartire in velocità il correggio hockey, riesce subito il Sarzana a chiudere tutti i varchi e non concedere ulteriore spazio alla manovra della formazione bianco-rosso-blu, che deve ripartire da Geronimo Garcia e dalla propria metà campo. Prova l'apertura Mirko Bertolucci nei confronti di Geronimo Garcia. Juan Galbas in fase difensiva chiude il varco al numero 8 del correggio hockey, costretto quindi a ripartire. 9 secondi al termine, guardate la ottima organizzazione a livello difensivo del Sarzana che non permette la conclusione al correggio hockey, nella testimonianza proprio il tentativo di Nicolas Barbieri. Esce intanto De Rinaldis, è pronto a entrare in pista il capitano Davide Borsi che tocca la pallina in questo istante. Rossi, ancora Borsi, ottima organizzazione difensiva del Crédit Agricole Sarzana, l'abbiamo vista perfettamente nell'ultima azione. Il Sarzana che torna alla sua formazione, al suo quartetto iniziale della partita, quindi sicuro in questo momento che la partita si è rallentata un po', cercherà di aumentare il marcatore e fare più danno possibile al correggio. Attenzione, intanto il fallo fischiato contro il correggio hockey, quindi da valutare proprio, eccolo qui, il quarto fallo di squadra fischiato contro la formazione di casa. 4 falli a 5, Toto, 4 falli di squadra per il correggio hockey, 5 per il Sarzana, anche questo sarà un fattore del quale non possiamo non tenerne conto. Intanto il tentativo dalla lunga distanza da parte di Galbas non trova la porta. Sì, sicuro è un fattore analizzare quando una squadra come il Sarzana o il Correggio hanno delle specialiste nelle punizioni, quindi di sicuro ogni squadra proverà a non prendere il più falli, però di sicuro se arriva in questo sport che è fatto per prendere gol, arrivare è inevitabile praticamente. Garcia all'indietro per Mirko Bertolucci, Franco Posito chiede qualcosa in più al giocatore argentino. Ancora Geronimo Garcia, prova a intrufolarsi nell'area, il tentativo di imbarcatura del gol di Geronimo Garcia, bravissimo Geronimo Garcia a intrufolarsi nell'area in mezzo a tanti giocatori. Gran giocata dell'ex de turno, dicevamo che conosce i fianchi, conosce qualche debilità del Sarzana per aver giocato tutto un anno con loro, e è praticamente passato in mezzo ai tre giocatori e è arrivato con la porta da solo, ha lasciato senza opportunità Corona, veramente un gran gol. Che gol, mi viene da dire, perché chiaramente a livello sicuramente di estetica, sicuramente un gol da sottolineare, quello di Geronimo Garcia, da sottolineare anche il fatto che il correggio hockey torna al pareggio, quindi torna la parità numerica la parità nel punteggio qui al Paladorando Pietri, 4 minuti e 51 dal termine dell'incontro, quindi correggio hockey Crédit Agricole Sarzana, sono sul punteggio di 2-2, il tentativo di Franco Posito terminato. Con questo pareggio comincia una nuova partita con un correggio che viene alla spinta del gol e un Sarzana che
non vuole mantenere assolutamente la parità, quindi di sicuro si aspetta una nuova partita. Cartellino blu mostrato intanto a Mirko Bertolucci per l'intervento su Francesco Rossi, lo vediamo, eccolo qui proprio nel replay, il giocatore con la casacca numero 85 del Correggio Hockey si assume subito la responsabilità del fallo appena fischiato. C'è anche il time out chiamato dalla panchina della BDL Correggio. Facciamo un attimo un piccolo recap dei gol segnati, quindi a 4 minuti e 51 la rete segnata da Geronimo Garcia è la 21esima marcatura di Geronimo Garcia in questo istante. Ecco qui, questo invece è il gol di Francisco Ipignazar, quello che ha aperto le marcature quest'oggi qui al Pala Dorando Pietri. 15esimo gol stagionale per il giocatore del Crédit Agricole Sarzana. Eccolo qui invece il gol di Enrico Zucchiatti, la seconda marcatura stagionale per il giocatore che numero 5 della BDL Correggio, un giocatore che ha anche un certo peso a livello di spogliatoio, mi viene da dire, per quanto riguarda la formazione correggese. Questo invece è il gol segnato a 16:20 dal termine della prima frazione, il gol segnato da Osorio, la prima rete. Quando la punizione si prepara il cileno Alvaro Osorio con la sua specialità, fino adesso ha dimostrato che è un specialista in questo, speriamo vedere cosa dice Ces Campor. 60% nei tiri, eccolo qua, intanto all'inizio si ferma il gioco, era partito Osorio, ma la battuta non è stata considerata regolare con ogni probabilità perché i giocatori della BDL Correggio erano partiti con e l'arbitro ha qualcosa anticipo da dire. Intanto si confrontano proprio i due direttori di gara. Osorio, lo dicevamo, ha il 60% di marcature dalle punizioni di prima, 3 su 5 in stagione fino ad oggi, non aveva segnato se non proprio da un tiro diretto. Oggi il gol del momentaneo 2-1 ha portato, era invece una rete, la prima rete diciamo da gioco fermo. Il tentativo di alzo e schiaccio di Osorio ha parato, molto ottima parata da parte di Ces Campor, rimane in parità il punteggio. Ricordiamo però che il Correggio Hockey gioca con l'uomo in meno data l'espulsione, i 2 minuti di cartellino blu mostrati in precedenza a Mirko Bertolucci, quindi deve resistere la formazione bianco-rosso-blu. Attenzione ancora il tentativo da parte del Sarzana, fallo, il bel tentativo, la conclusione da parte di Osorio, parata ancora da parte di Ces Campor. Una punizione servita molto bene da Osorio, un alzaschiaccio praticamente perfetto, però il Correggio ha un gran portiere catalano che con una pantalla alta è riuscito a parare nell'incrocio del palo, della porta, e parare una gran punizione. Un minuto, molto bravo Campos. 1 minuto e 22 secondi al termine del power play in favore del Sarzana. Sarzana che chiaramente vuole sfruttare questa occasione di uomo in più. Il tentativo è il gol da parte di Galbas. Il Crédit Agricole Sarzana torna in vantaggio con la rete del numero 55 Galbas ed è la 23esima marcatura stagionale. Lo abbiamo chiamato Toto, sicuramente in una occasione come questa le grandi squadre sfruttano questo power play, lo sanno sfruttare e lo hanno sfruttato al meglio. Certo, suoi compagni hanno portato le marcature, un posito che è rimasto un po' basso, lasciando la tranquillità perché questo gran giocatore facesse un tiro veramente potente, che ha lasciato a Campos senza, che di sicuro era coperto, e l'ha lasciato senza possibilità di arrivare a parare quel gran tiro, un gran gol di Galbas. Sicuramente una rete molto importante quella del Crédit Agricole Sarzana, che conferma un po' quella che è un indirizzo di questa partita, un Correggio Hockey che trova la via del gol e dopo pochi istanti, pochi minuti, il Sarzana riesce a ritornare in vantaggio. Intanto c'è il fallo di squadra, il sesto fischiato contro il Sarzana. Ecco, questa è una caratteristica tipica delle grandi squadre, Toto. Quando si va sotto nel punteggio, la capacità, la mentalità di saper immediatamente replicare e tornare in vantaggio, sicuramente una caratteristica che in questi primi 22 minuti e 17 secondi di questo primo tempo abbiamo visto. Le grandi squadre hanno l'esperienza e quello la dà avere vissuto tante volte situazioni come questa, e le squadre grandi come il Sarzana riescono sempre a sfruttare queste opportunità
hanno anche, potremmo dire, una panchina lunga, fanno tante rotazioni, quindi hanno dei giocatori che giocano tutta la partita al 100%. Si esauriscono i 45 secondi in favore del Correggio Hockey per creare un'azione, anche un'ennesima conferma della ottima difesa del Sarzana fino a questo momento. I Pignasar dietro la porta, marcato da Zucchiatti, non gli concede tregua il numero 5 del Correggio Hockey. Il tentativo di conclusione però non trova la porta, difesa da Cescampore, quindi può ripartire il Correggio Hockey con un'azione, 34 secondi per cercare la rete del pareggio per il Correggio Hockey, 1 minuto 50 secondi invece al termine del primo tempo di questo Correggio Hockey Sarzana. Ricordiamo il punteggio 3-2 in favore della formazione rossonera, che riparte in questo momento in contropiede con Galbas. Il tentativo di passaggio in mezzo per Borsi, Cescampor ha tentato una pantaglia alta per respingere la pallina, la pallina però non è arrivata a Davide Borsi. Era un'ottima occasione, un ottimo contropiede del Sarzana, che però non è stato concretizzato. Si torna a schierare la difesa del Correggio Hockey con Franco Posito, che osserva da vicino i Pignasar. Ancora il numero 59, queste volte alle prese con Galbas. Bravo Franco Posito a soffiare la pallina a Galbas, gliela nasconde, molto bravo in fase difensiva l'argentino. Ora il Correggio Hockey nell'ultimo minuto, che parte in questo istante, ha l'opportunità di cercare la via del gol. Enrico Zucchiatti, guardate come ben schierata la difesa del Sarzana, che costringe a 21 secondi dal termine dell'azione al Correggio a cercare Varchi solo nella propria metà campo. Il tentativo di passaggio da parte di Nicolas Barbieri, deviato in alto da un giocatore del Sarzana. 16 secondi al termine dell'azione, 38 invece al termine di questo primo tempo. Vediamo la pallina che si trova in questo momento nella lunetta dell'area di rigore. Ci sono Enrico Zucchiatti e Geronimo Garcia. Geronimo Garcia è già stato chiamato in causa su conclusioni simili nel corso di questa partita, ha provato a impensierire in precedenza Simone Corona. Garcia non prova la conclusione. 12 secondi al termine dell'azione, ancora Garcia dietro la porta, marcato da Galbas. Il tentativo di passaggio in mezzo però è bravo Borsi a intercettare Posito, e la ripartenza della Sarzana, ottima parata di Cescampor su Osorio lanciato in contropiede, parata di Cescampor fondamentale. Quando c'è un avvertimento a Barbieri per simulazione. Però guardiamo intanto nel replay, abbiamo visto tutta la parata di Cescampor, anche in questo caso mi viene da dire sono quelle parate che valgono quasi quanto un gol. Ma certo, perché è molto diverso andare con due gol sotto a riposare che con un gol, quindi è molto importante quello che fa Cescampor, mantenendo sempre al Correggio in partita. Discussione, come vedete dalle immagini della regia offerta da Marcello Bulgarelli. Da un lato c'è Nicolas Barbieri, dall'altra c'è Alvaro Osorio, il numero 7 del Crédit Agricole Sarzana da una parte, il 17 invece del Correggio Hockey. Tra poco tutto pronto per ripartire, siamo nella lunetta dell'area del Correggio Hockey. Pallina a Borsi, 16 secondi al termine dell'azione. Con ogni probabilità la Crédit Agricole Sarzana andrà a fine incontro. Siamo subito smentiti. Parte Enrico Zucchiatti, discesa del numero 5 dietro la porta. 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Finisce qui il primo tempo. Scontro intanto tra Davide Borsi e Enrico Zucchiatti. Borsi discute con i direttori di gara. Enrico Zucchiatti si allontana. Termina qui in questo frangente un primo tempo che ha visto 5 gol da un lato, ma ha visto anche un'ottima organizzazione e allo stesso tempo una partita che sembra ben lontana dall'essere conclusa. Ma certo, sono due squadre che non stanno mollando né nella marcatura in difesa né nell'attacco, quindi questa partita è molto lontana da essere finita. Vediamo proprio i gol segnati. Questo è il a 18 e 12 dal termine del
primo tempo la rete che ha aperto le marcature di Francisco Ipiniasar, il momentaneo 1-1 siglato dal Correggio, che il passaggio in mezzo di Geronimo Garcia per Enrico Zucchiatti a 16:32 dal termine del primo tempo. Sono trascorsi solamente 12 secondi a cronometro e Osorio si inventa questa discesa, si accentra e il giocatore con la casacca numero 7 riesce a timbrare il 2-1 per la compagine rossonera. Ancora lo rivediamo qua, questo è proprio il gol del 2-1, una bella discesa quella del bravo ad accentrarsi il giocatore con la casacca numero 7 della Credit Agricole Sarzana. Riparte a 4:51 il Correggio Hockey con il bel passaggio di Mirko Bertolucci per Geronimo Garcia. Bellissima il modo in cui Geronimo Garcia si accentra, nasconde la pallina ben a tre giocatori del Credit Agricole Sarzana e quindi trova il gol del momentaneo 2-2. Qui il 3-2 in power play siglato chiaramente da Galbas. Speriamo che la partita dopo il primo tempo ci offra ancora più emozione, perché veramente sono due squadre che vogliono portare a casa i tre punti. Correggio tenerlo qua a Correggio i tre punti, però è molto importante che si mantenga la concentrazione e se ci cercano gli spazi, perché veramente stiamo vedendo una partita molto molto studiata di parte degli allenatori. Gara apertissima, tra poco più di 8 minuti il secondo tempo di Credit Agricole Sarzana Correggio Hockey dal Pala Dorando Pietri di Correggio.
tutto pronto per il secondo tempo di Correggio che il Crédit Agricole Sarzana, lo ricordiamo, partita valida per la 20ª giornata, 7ª di ritorno. Il parziale del primo tempo è di Crédit Agricole Sarzana 3, Correggio Hockey 2. Ricordiamo le marcature per quanto riguarda il Correggio Hockey con Zucchiatti e Garcia. Per quanto riguarda il Sarzana invece reti di Ipiniasar, Osorio e Galbas, insieme a me sempre Toto Bastias. Un secondo tempo che deve vedere forse un Correggio Hockey che nella prima fase di partita ha giocato sì una buona gara, ma ci vuole forse quel passo in più per arrivare a ottenere prima il pareggio e poi un eventuale successo che per quanto riguarda il Correggio Hockey sarebbe ossigeno puro per la propria classifica. Sì, sì, assolutamente. Il primo tempo il Correggio, quando ha voluto mettere una marcia in più e mettere un po' di velocità, più vertigine verso la porta di corona, è riuscito. Quindi se il Correggio vuole fare dei danni deve smettere un po' di fare questo studio costante e mettere più velocità e quelle armi fondamentali che le ha dato tante soddisfazioni nelle altre partite. Vediamo proprio nelle immagini il preparativo di gli ultimi preparativi di Simone Corona. Inizia in questo momento il secondo tempo. Geronimo Garcia inizia subito forte la discesa del numero 8 del Correggio Hockey. Correggio Hockey schierato con Mirko Bertolucci, Geronimo Garcia, Enrico Zucchiatti, Cosimo Mattugini e Cesc Campori in porta. Dall'altra parte vediamo Simone Corona, Juan Galbas, Francesco Rossi, il capitano della formazione rossonera, Davide Borsi e Francisco Ipiniasar. Quindi una partita sicuramente che abbiamo chiesto e abbiamo detto al che forse era necessario un passo in più da parte del Correggio, che in questi primi 36 secondi di gara abbiamo già visto un Geronimo Garcia che ha preso per mano un Correggio Hockey e chiesto subito di agire anche con una certa aggressività, mi viene da dire, a livello di azione, e l'abbiamo visto fin dalle queste prime fasi. Quindi forse è un Correggio che ha capito che deve fare un qualcosa in più per cercare di arrivare al pareggio. Sì, due gol del Correggio sono stati di mano praticamente di Geronimo Garcia, un giocatore con tanta grinta che ha un cambio di ritmo letale, che se lui prende in mano la squadra e continua a fare quei cambi di velocità e con vertigo verso la porta, di sicuro che il Correggio troverà prima o poi il gol. Un dato anche da analizzare, quello proprio tra Crédit Agricole Sarzana e Correggio, che è quello dei falli di squadra. In questo momento siamo a quota 6-5 in favore della formazione ligure, quindi diciamo che mancano, la formazione sarzanese a commesso più falli rispetto al Correggio, che Enrico Zucchiatti tenta la conclusione, respinta da Galbas, ancora Enrico Zucchiatti ci mette l'aggressività giusta, il tentativo di passaggio per Geronimo Garcia, contrasto tra due in area del Sarzana tra Francesco Rossi e Cosimo Mattugini, perde la pallina il Correggio Hockey, però è questo quello che serve al Correggio Hockey, ci vuole l'acceleratore premuto perché solo in questo modo può il Correggio Hockey provare a tentare di raggiungere il pareggio, un pareggio che, lo ricordiamo, sarebbe molto molto importante per la formazione bianco-rosso-blu. Ancora Ipiniasar che cerca di accentrarsi, deve scaricare per Borsi. Buona la difesa del Correggio Hockey in queste prime fasi di secondo tempo. Borsi controllato da Enrico Zucchiatti, Galbas sotto la nostra postazione, il numero 55 attaccato da Mattugini, Galbas vicino alla porta non riesce a concludere, Mattugini conquista il possesso della pallina, può ripartire in velocità il Correggio Hockey, 40 secondi al termine dell'azione per la formazione di casa. Sì, in questo momento come abbiamo detto è molto importante la grinta, la cattiveria agonistica. Se il Correggio vuole girare il marcatore, in questo momento deve approfittare i pochi spazi che lascia il Sarzana per fare gol. Sì, cioè, vediamo il Enrico Zucchiatti e Davide Borsi, che prima Borsi poi Zucchiatti cadono in pista. Per i direttori di gara non ci sono gli estremi per intervenire, questo testimonia comunque un certo agonismo tra le due formazioni che è fondamentale che venga mantenuto, ma soprattutto è fondamentale che lo mantenga e che lo metta in pista il Correggio Hockey, perché
abbiamo visto già in questi tre minuti di secondo tempo che il Correggio sta premendo l'acceleratore, si sta avvicinando sempre più alla porta di Simone Corona e può fare male alla difesa del Sarzana. Intanto vediamo il tentativo di Mirko Bertolucci, 3 contro 2. Enrico Zucchiatti tenta la girata che però viene respinta proprio da Corona. Mirko Bertolucci prova a innescare Cosimo Mattugini, trova però Juan Galbas e riparte il Sarzana. Rossi per Galbas, il tentativo, pallina che però viene, termina all'esterno della porta, difesa da Cescampora, ancora però il Sarzana, 30 secondi al termine dell'azione, da pochi passi Rossi attaccato da Enrico Zucchiatti, quindi dovrà ripartirà il Crédit Agricole Sarzana con una punizione. Sarà Borsi a battere la punizione. Vedete le proteste intanto che tra di Mirko Bertolucci e Geronimo Garcia, dall'altra parte c'è Galbas e Rossi, c'è un piccolo capannello davanti all'arbitro. Una partita Toto, come abbiamo detto prima, lo ricordiamo intanto, questo è il sesto fallo di squadra fischiato contro il, scusate, settimo fallo di squadra fischiato contro il Correggio Hockey. Una partita Toto che sembra ben lontano dall'essere conclusa. Sì, una partita che ai primi minuti ha preso il protagonismo a Correggio, però il Sarzana è una squadra molto intelligente che a volte può sembrare che ti ha dato un po' il protagonismo, però ti fa danno, anche come il Correggio fa molto danno col contropiedi. Il Sarzana ha dei giocatori che con una velocità e una tecnica che ti possono far passare un mal momento. Il tentativo di punizione di Borsi termina all'esterno della pista del Palla Dorando Pietri, quindi il Correggio Hockey può ripartire con una nuova azione. 32 secondi per la compagine di casa, Geronimo Garcia, tentativo di passaggio per Mirko Bertolucci che viene preso in controtempo, regalata la pallina alla Crédit Agricole Sarzana che riparte con Borsi. Superata la metà campo, ancora Borsi ha un varco, tentativo di conclusione, attenzione, in area era Galbas che ha avuto una buona opportunità e buon spazio. C'è stato anche un piccolo, come si definirebbe in altri sport, contrasto con un altro, con un giocatore del Correggio, che in quel caso era Mirko Bertolucci, non sanzionato dai direttori di gara, quindi il gioco ha continuato a scorrere. Enrico Zucchiatti, attenzione, 40 secondi, a 4 secondi il giocatore con la casacca numero 5 per superare la metà campo. Superati per un nulla, non ha superato i 10 secondi il Correggio, che attenzione perché in questo caso ha rischiato anche la formazione bianco-rosso-blu di non superare in tempo la linea di centropista. Fallo intanto subito, come vedete dalle nostre immagini. Mirko Bertolucci si rialza dopo lo scontro di gioco con un avversario. Settimo fallo di squadra fischiato contro il Sarzana, e parità per questo, su questo punto di vista, tra le due formazioni. Enrico Zucchiatti però gli soffia la pallina il numero 7 del Sarzana, Ipiniazar. Bella la conclusione proprio di Francisco Ipiniazar, che però trova un reattivo Cescampor. Deve fare un po' più di attenzione il Correggio, che troppe palline perse e in due casi abbiamo visto anche passaggi non precisi che possono innescare importanti contropiedi da parte del Crédit Agricole Sarzana, perché se da un lato il contropiede è un'ottima arma per il Correggio, ok, non è da meno di certo il Crédit Agricole Sarzana. Ma certo, con la qualità dei giocatori che ha, il Correggio non può dare averla una pallina persa con facilità, non può regalare una pallina, perché il Sarzana ha dei giocatori che veramente possono far tanti male. 71 gol fatti per quanto riguarda il Crédit Agricole Sarzana, invece sono 67 quelli realizzati finora in stagione dal Correggio, che il tentativo di Nicolas Barbieri viene respinto da Simone Corona con il guanto, quindi due attacchi abbastanza simili per quanto riguarda le marcature, ben diverso invece però il rendimento in fase difensiva, dove lo ricordiamo dall'altra, da una parte c'è la seconda miglior difesa che è quella del Crédit Agricole Sarzana con 53 gol subiti, solo il Forte dei Marmi finora ha fatto meglio. Intanto Borsi, tentativo, attenzione, da pochi passi non riesce Rossi a spingere la pallina all'interno della porta, difesa da Cescampor, contropiede pericolosissimo, l'abbiamo chiamato in precedenza Toto, anche il Sarzana in contropiede sa far molto male. Sì, un contropiede con due giocatori che
Borsi va in porta, però lascia anche a Rossi da solo in porta, che non ha avuto la fortuna, se l'ha chiuso lo specchio della porta, quindi... Che parata che ha appena fatto Cesc Campor, in il numero 10 chiamato anche in causa dallo speaker su Francisco Ipiniasari, il contropiede che poteva essere veramente pericoloso. Intanto c'è un cambio rapido, è entrato il numero 88 De Rinaldis, che in questo momento è in possesso della pallina, è uscito proprio il numero 87 Ipiniasar, tentativo in casa sarzana che non va a buon termine. C'è da dire, Toto, che forse in questa fase di gara avevamo visto all'inizio un buon corre giochi molto aggressivo, pronto ad aggredire gli spazi, pochi, mettiamolo ben inciso, pochi spazi che concedeva la seconda miglior difesa del campionato. In questo momento forse la partita o è in una fase di studio, oppure il corre giochi ha un attimo allentato la presa, e forse questo non è la cosa migliore da fare in questa fase di partita. Certo, un po' quello che si è visto tutta la partita, che non c'è una squadra che dimostri una superiorità assoluta sopra l'altra, quindi questa partita si giocherà di sicuro fino all'ultimo secondo. Garcia nell'area di centropista, il giocatore argentino ex di turno Nicolas Barbieri per Mirko Bertolucci. Mirko Bertolucci cerca lo spazio attaccato da Davide Borsi, deve scaricare all'indietro per Geronimo Garcia, la conclusione colpisce il legno di Geronimo Garcia, e sicuramente il giocatore da innescare per quanto riguarda il correggiochi, perché Geronimo Garcia in questa partita finora ha dimostrato di avere una marcia in più. Riparte in velocità Nicolas Barbieri, anche la sua generosità è chiamata e richiesta dal correggiochi, perde il possesso della pallina attaccato da Rossi, bravo ancora Geronimo Garcia, decisamente il migliore in campo, riparte in velocità Mirko Bertolucci, Simone Corona conquista il possesso della pallina, la trattiene quanto basta, Rossi davanti a Cescampor, chiude il varco il portiere del correggiochi, prova a ripartire in velocità, stoppata la ripartenza del correggiochi dall'intervento del direttore di gara. Intanto c'è il fallo di squadra, l'ottavo fallo di squadra fischiato contro il Sarzana, 8 falli di squadra fischiati contro il Sarzana, 7 per il correggiochi. La formazione intanto rossonera schiera il numero 7 Alvaro Osorio. Sì, quello è il bello di questo sport, che una partita che sembrava calma con un rallentamento delle giocate di un secondo all'altro, ha attacchi in tutte e due le porte. Quando entra Franco Posito, di sicuro un giocatore con un bel tiro, con una visione di gioco in attacco molto importante, che di sicuro darà una marcia in più al correggiochi. E sicuramente è importante per questo che è entrato, attenzione, Franco Posito viene fermato da in mezzo a tre giocatori. De Rinaldi, l'azione, la parata da parte di Cescampor sulla conclusione di tentativo di alza e schiaccia di De Rinaldi. In questa fase di gara Cescampor ha effettuato due parate molto molto importanti che stanno mantenendo in vita un correggiochi che sta ritornando quello di inizio secondo tempo, con un Geronimo Garcia che prova a prendere per mano la propria squadra. Avete visto in precedenza l'ingresso di Franco Posito, detto in precedenza dal nostro Toto Bastias, è riuscito Mirko Bertolucci, Cosimo Matugini dietro la porta, attaccato da Osorio, scarica all'indietro per Posito, il tentativo di Franco Posito non trattiene Simone Corona, da pochi passi Cosimo Matugini non è lesto nel sfruttare l'occasione, ancora Geronimo Garcia, oggi un tuttofare mi viene da dire Geronimo Garcia per quanto riguarda il correggiochi, perché lo vediamo nella propria metà campo a cercare di impostare, lo vediamo anche in fase difensiva a recuperare e soffiare palline importanti. Oggi una partita tutto tondo per Geronimo Garcia fino a questo momento. Il San Juanino sta dimostrando un compromesso in attacco, in difesa, veramente il motore del correggio. Sì, lui ha l'opportunità, ha lo spazio, può far giocare a tutti e può anche fare il gol. Nicolas Barbieri attacca un avversario, era Galbas, non riesce però a soffiargli la pallina. Galbas cerca di in velocità di superare proprio Nicolas Barbieri, che riesce però il numero 17 a mantenere, a osservare ancora. Riparte in velocità Geronimo Garcia, uno contro uno contro Borsi, tenta l'alza e schiaccia, il tentativo però termina sopra la traversa della porta difesa da Simone Corona. Anche questa può essere un'occasione, un'opportunità importante che può giocarsi il correggiochi, perché lo ricordiamo, intanto
Cambio volante per quanto riguarda il Sarzana, è uscito Davide Borsi, è rientrato Francisco Ipignasari, Cosimo Mattugini a terra, Juan Galbas, fallo di squadra per il Correggio Hockey, l'ottavo. Molto importante il lavoro dei portieri, sia Cescampo che ha avuto due o tre parate come quella di Corona che frente all'attacco di Bertolucci, che veramente sono dei portieri che tengono sempre la porta molto sicura e tengono tutti e due le squadre sempre, sempre in partita. Galbas e De Rinaldis pronti a battere la punizione, 14 minuti e 9 secondi al termine dell'incontro, non si è mosso il punteggio in questo secondo tempo, sempre 3-2 in favore del Crédit Agricole Sarzana. Attenzione, il tentativo di girata di Osorio che viene però stoppato positivamente in fase difensiva da Enrico Zucchiatti, riparte in velocità Geronimo Garcia, ancora Geronimo Garcia, il tentativo di conclusione da parte di Enrico Zucchiatti, doppia conclusione del numero 5 del Correggio Hockey, che però trova Simone Corona reattivo, Cosimo Mattugini dietro la porta, Ipignasar gli toglie spazio, Zucchiatti all'indietro per Franco Posito, ancora Enrico Zucchiatti nella propria metà campo, Geronimo Garcia, l'abbiamo già detto, Geronimo Garcia il migliore per distacco del Correggio Hockey, il tentativo di alza e schiaccia di Franco Posito però finisce sul bastone di De Rinaldis, Galbas, c'è scampo, riparte in contropiede, Garcia contro Ipignasar, contro Corona, però Garcia però non riesce a trovare la via del gol, bravo in questo caso anche Simone Corona e allo stesso tempo Ipignasar a gestire in fase difensiva il pericolosissimo contropiede di un reattivissimo Geronimo Garcia. È il momento della partita dove tutte e due le squadre stanno lasciando molto molto spazio all'attacco del contrario, quindi veramente hanno perso un po' l'ordine, la strategia, quella che mostravano fino adesso e si vede un hockey un po' più aperto. In casa Correggio Hockey bisognerà chiaramente prestare attenzione anche a far sì che non perda, diciamo, smalto nel corso di questa partita Geronimo Garcia, lo ricordiamo, l'abbiamo detto, sicuramente un contributo importante per quanto riguarda Geronimo Garcia, c'è il fallo di squadra fischiato contro il Sarzana e c'è il time out chiamato dal Correggio Hockey, nono fallo di squadra del Sarzana, il fallo subito da Franco Posito. Tu cosa diresti in questa fase di partita? Prova a metterti nei panni sia di Pablo Iare e Mirko Bertolucci che allo stesso tempo di Alessandro Bertolucci. Ma come parlavamo, un momento che si sono aperti tutte e due le squadre, in questo momento Mirko ne ha approfittato per fare il time out e sicuro che darà le direttiva. La direttiva, certo, per affrontare questo momento della gara dove il Correggio sta arrivando in porta però sta lasciando anche tanto spazio per il contropiede del Sarzana. Di sicuro in questo momento la velocità della partita aumenterà, quindi aspettiamo vedere un buon procedimento della gara. Una buona seconda fase di gara, certo. Siamo passati 12 minuti e 29 secondi in questo secondo tempo. Mi permetto di sottolineare, Toto, anche il fatto che il Sarzana fino a questo momento va dato merito a un Sarzana che ha saputo contenere gli attacchi di uno scatenato Geronimo Garcia. Sì, certo, così come Geronimo conosce i suoi compagni, loro sanno come lui attacca e sanno come fermarlo. Per quello che abbiamo visto, un Geronimo che si è ritrasato un po' e ha cominciato a portare la palla molto vicino a campo per cominciare a cercare l'spazio dalla sua parte della pista verso la porta di Corona invece di aspettare la palla molto alto. Punizione per il Correggio Hockey, lo ricordiamo, il fallo subito da Franco Posito. Nono fallo di squadra fischiato contro il Sarzana e abbiamo visto in tutto questo ha portato alla nona, poi ha portato al time out chiamato dal Correggio Hockey. La battuta di Franco Posito respinta dalla barriera creata ad hoc da Simone Corona e dal suo Sarzana. 29 secondi per il Correggio Hockey, Franco Posito attaccato da Francesco Rossi. Franco Posito perde il possesso della pallina, è stato bravo Rossi in un fazzoletto di pista a soffiargli il possesso. Franco Posito che ha fino a questo momento, lo abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, ha bisogno di essere innescato perché può essere un giocatore
importante fino a questo momento. Franco Posito non è riuscito finora a incidere quanto basta in fase d'attacco nella partita. Sì, un giocatore con un tiro come il De Franco e una capacità di gioco dietro la porta deve sfruttare quelle che sono le sue armi più letali, quindi speriamo che Franco in questo momento della partita prenda in mano un po' l'attacco del Correggio e riesca a fare quello che sa fare meglio, gol. Eccolo qui, proprio Franco Posito chiamato in causa dal nostro Toto Bastias, proprio sotto la nostra postazione, il numero 59 argentino, tentativo dalla lunga distanza, la respinta di Corona e Mattugini non riesce da pochi passi a respingere in porta. Sono occasioni da sfruttare, Toto, queste. Ma è quello che dicevamo, Franco Posito ha un tiro molto insidioso e sia di piatto che del rovescio e quindi deve approfittare quella arma fondamentale. D'altro canto bisogna dire però la difesa del Sarzana con Simone Corona in primis, quando non arriva la difesa arriva Simone Corona, quindi non è un caso che il Sarzana sia in questo momento al quarto posto della classifica del campionato di Serie A1 e lo ricordiamo sarà l'unica formazione, la tentativo intanto di Pignasar che termina fuori pista, sarà, lo ricordiamo, il Crédit Agricole Sarzana sarà l'unica formazione in questa annata sportiva per quanto riguarda l'hockey su pista italiano a rappresentare la penisola in competizioni europee nella WSA Europe Cup. Lo ricordiamo, 30 aprile, 1 e 2 maggio, 7 squadre partecipanti, una di queste sarà proprio la formazione rossonera, sede da definire. Le auguriamo il meglio. Chiaramente da italiani non potremmo che in quel frangente fare il tifo per l'unica formazione che rappresenterà la nostra nazione in competizioni europee. Non ci saranno formazioni iscritte invece nell'Eurolega che vedrà 9 formazioni partecipanti, nessuna di queste però sarà del nostro paese. Riparte il gioco con l'entrata in pista da parte di Osorio. Osorio prova a innescare Francesco Rossi, 35 secondi per il Sarzana che si volatilizzano e quindi riparte Geronimo Garcia. Garcia però cade a terra, attenzione, riparte in contropiede con Rossi davanti, c'è scampo, il gol di Francesco Rossi, il quarto gol del Sarzana e anche in questo caso una ripartenza in contropiede che ha fatto malissimo. Proprio quello che dicevamo prima, una palla persa del Correggio significa un contropiede molto pericoloso del Sarzana con un bomber di qualità come Rossi che di fronte al portiere svalia veramente poco, quindi non potevamo cadere in questo, il Correggio non poteva cadere in questo di perdere una palla in uscita così, perché il Sarzana che stava aspettando al Correggio ne ha approfittato quell'opportunità per essere ancora più lontano nel marcatore. 14 minuti 28 secondi di questo secondo tempo, si muove il punteggio qui al Palla Dorando Pietri di Correggio, Crédit Agricole Sarzana 4, Correggio Hockey 2, il primo gol in questo secondo tempo dopo i 5 segnati nella prima frazione. È stato Francesco Rossi a timbrare il 23° sigillo in campionato, raggiungendo in classifica il compagno di squadra Juan Galbas che aveva firmato il momentaneo 3-2. Ancora il Sarzana con Ipignazar osservato da Franco Posito. Adesso il Correggio Hockey deve giocare con la mentalità che abbiamo visto nelle 3 partite precedenti, quindi contro le squadre più importanti, un Correggio Hockey che deve giocare senza più nulla da perdere. Geronimo Garcia ancora prova a trascinare nuovamente i compagni, ottimo il suo contributo, purtroppo non è stato sufficiente per la formazione bianco-rosso-blu per cercare il momentaneo pareggio, va invece la formazione del Sarzana. Intanto Franco Posito la conclusione, Simone Corona risponde presente e dice e chiude la porta, quindi Ipignazar supera la linea di centropista, il diagonale di Osorio per Rossi, ancora Ipignazar per De Rinaldis. Sarzana che gestisce il possesso della pallina e ha un alleato importante in questa fase di gara che si chiama cronometro, 8 minuti 45 secondi al termine della partita. La conclusione di De Rinaldis è sporcata da Osorio, però trova il gambale di Cescampor, fallo di squadra fischiato contro il Sarzana e attenzione perché in casa Sarzana è il 10° fallo di squadra
questa può essere un'occasione importante per il Correggio Hockey. Sì, importante sì, in questo momento il Correggio va con tutto quello che ha verso la porta di corona, però non deve lasciare spazio per un contropiede, deve essere il più efficiente possibile, fare il più danno possibile e subire il menor attacco possibile. Quindi il Correggio deve essere molto intelligente a cercare di avvicinarsi alla porta del Sarzana senza subire dei contropiedi che fino adesso le hanno fatto tanto danno. Vediamo intanto la nostra regia guidata da Marcello Bulgarelli ci porta a rivedere le azioni più importanti per quanto riguarda il secondo tempo. Conclusione, ecco, la vedete proprio di Simone Corona, il tentativo non concretizzato, poi ci viene da dire una cosa, l'errore di Geronimo Garcia che perde il possesso della pallina, non mi sento di fare una colpa al numero 8 del Correggio Hockey che fino a quel momento della partita era stato di gran lunga il migliore in pista per la formazione di casa. Certo, questo non le toglie neanche un po' di merito a quella gran partita che sta facendo Geronimo Garcia, e a volte capita, però in questo momento il Correggio deve essere molto forte di testa e per dare una spinta e provare a pareggiare la partita. In questo momento entra Ernest Cinquini, il giovane giocatore del Correggio Hockey. Ernest Cinquini in pista per il Correggio Hockey, Simone Corona da una parte, Geronimo Garcia dall'altra. Tiri diretti per quanto riguarda il Correggio Hockey e per quanto riguarda Geronimo Garcia, 30-77%, 4 segnati su 13. Garcia, lo ricordiamo, ha già timbrato un gol in questa partita. Parte Geronimo Garcia contro Simone Corona, il tentativo di Geronimo Garcia viene respinto da Simone Corona e quindi un'occasione che non viene concretizzata dal Correggio Hockey, e adesso dovrà fare attenzione la formazione bianco-rosso-blu perché a quota 9 nei falli di squadra c'è anche proprio la squadra di Pablo Chiara e Mirko Bertolucci. Ancora Rossi proprio sotto la nostra postazione, il rappresentativo giocatore del Sarzana, De Rinaldi all'indietro per Galbas. Che bella circolazione di palline da parte del Sarzana. La parata e la punizione è un po' il riflesso della buona forma che ha preso Corona. Un portiere, quando è capace di aspettare in traiettoria una punizione di prima e pararla con quella tranquillità, veramente perché sta facendo un bel lavoro e perché è in formissimo. Nicolas Barbieri a centropista. Enrico Zucchiati prova ad aiutarlo con un tentativo, ma non riesce. Poi un tentativo ancora in dei passaggi in mezzo all'area di Garcia per Cinquini. Cinquini non riesce a essere servito, ottima in questo caso la difesa del Sarzana. Tentativo di blocco in precedenza da parte di Enrico Zucchiatti per aiutare Geronimo Garcia. Nicolas Barbieri ancora pochi secondi al termine dell'azione del Correggio che riparte in velocità il Sarzana, poi rallenta la formazione rossonera. 7 minuti 10 secondi al termine dell'incontro. Correggio Hockey 2, Sarzana 4, ricordiamo è il primo dei due posticipi della 20ª giornata, la seconda e ultima partita che concluderà il 20° turno sarà la sfida tra Scandiano e Monza che si disputerà mercoledì 24 febbraio alle 20.45 al Pala Regnani di Scandiano, una partita sicuramente bollente che riguarda le zone basse della classifica, da un lato lo Scandiano penultimo e dall'altra il Monza terzultimo. Ancora il tentativo dalla lunga distanza di Francesco Rossi che non inquadra la porta, riparte il Correggio Hockey. 44 secondi per la formazione di Pablo Ara e Mirko Bertolucci, lo stesso Mirko Bertolucci entra in pista in questo momento proprio al posto di Enrico Zucchiatti. Ci vuole la classe di Mirko Bertolucci per cercare di trovare subito il gol che accorci le distanze per il Correggio Hockey e poi sperare negli ultimi 5 minuti, ma dello stesso tempo, ripeto, fare gol a questo Sarzana è veramente molto difficile. È molto difficile, deve lavorare tanto per arrivare al gol Correggio, però nell'hockey non è mai detta l'ultima parola fino all'ultimo secondo. Ancora Rossi dietro la porta, attaccato da Nicolas Barbieri, molto importante la marcatura di Nicolas Barbieri che chiude i varchi al numero 57 giocatore del Sarzana. Ancora il tentativo di girata da parte di Rossi, doppio tentativo di
doppio tiro di Rossi, che però trova Cesc Campor, ancora riparte in velocità Garcia per Barbieri, in mezzo a due uomini. Barbieri si ferma giustamente, ragiona, 33 secondi al termine dell'azione per il Correggio, che ancora Garcia supera Rossi, Garcia da pochi passi, Barbieri ancora, la conclusione che viene però respinta da De Rinaldis, il tiro di Cinquini, Corona chiude lo specchio, due tentativi, questo è quello che deve fare chiaramente il Correggio Hockey, deve provare conclusioni, deve cercare di in tutti i modi di trovare la via del gol per poi giocarsi le ultime chance nei 5 minuti finali di gara, 4:52 per la precisione. Chiaramente il Sarzana gioca con la tranquillità di due gol in avanti. Attenzione De Rinaldis, soffia la pallina a Barbieri, De Rinaldis, parata da parte di Cesc Campor, ottima parata che mantiene in vita il Correggio che in questa fase, il tentativo di Mirko Bertolucci di passaggio in mezzo per Ernest Cinquini, Ernest Cinquini non riesce a raccogliere, era un bel passaggio anche per Mirko Bertolucci, deve concretizzare il Correggio Hockey e deve creare il più possibile occasioni per trovare la via del gol. Un Sarzana invece che fino a questo momento ha dimostrato di essere una grande squadra, perché nei momenti di difficoltà, come lo è in questo momento dal punto di vista dei risultati per il Sarzana, abbiamo visto invece una squadra che ha saputo in primis reggere, seconda e seconda non fattore non meno importante, ha saputo anche rispondere prontamente ai due gol segnati dal Correggio, che è ancora De Rinaldis, il tentativo dietro la porta, ancora per il tentativo da parte di Rossi, di squadra di Pignazar, che però non viene concretizzato, respinge Cesc Campor. In questo momento, come lo hai ben detto, il Correggio deve continuare ad attaccare senza lasciare gli spazi dietro, però si vede un Correggio che non ha molato, abbiamo appena visto un palo di Geronimo Garcia. In questo momento il Sarzana sta lasciando degli spazi, il Correggio riesce ad arrivare però non di buona forma. Un peccato questa conclusione, il secondo legno colpito da Geronimo Garcia in questa partita, una gara, lo ricordiamo, sicuramente da sottolineare quella di Geronimo Garcia. Rivediamo proprio il tiro diretto fallito da Geronimo Garcia in precedenza, quindi undicesimo fallo di squadra, lo ricordiamo, per il fischiato contro il Sarzana, quindi ci sarà un... vediamo anche se la regia ci può riproporre l'ultima azione per quanto riguarda il Sarzana. Intanto vedete Simone Corona che si sta pulisce il si è pulita sudore, la propria maschera della, chiaramente del plexiglass. Tra poco rivediamo, ecco, lo rivedremo in azione il portiere del Crédit Agricole Sarzana, una pallina che in questo momento, lo vedete, attende solo di essere rimessa in gioco. Pulito il parquet della pista del Pala Dorando Pietri, palla che in questo momento sarà del Correggio Hockey con Ernest Cinquini. Cinquini, Garcia, Barbieri, Bertolucci e Campor, dall'altra parte De Rinaldis, Pignazar, Borsi, Corona e Galbas. La conclusione dalla lunga distanza di Barbieri non trova lo specchio della porta, Galvas anche lui ci prova, neanche lui riesce a concludere. C'è il time out chiamato dal Correggio, che erano questi quintetti che abbiamo elencato in precedenza. 3 minuti 16 secondi di gioco, sempre più sottili le possibilità per quanto riguarda il Correggio di arrivare quantomeno a un pareggio. Ma in questo momento, quando Mirko chiede il time out, tira fuori la lavagna, perché di sicuro avrà qualche carta sotto manica per provare. Asso nella manica. Asse nella manica. Sì, asso nella manica. In spagnolo, carta bajo la manga. Perfetto, abbiamo imparato anche un detto in spagnolo. Facciamo tutto qua. Abbiamo più funzioni. Multitasking. Non mi veniva il termine. Sì, perfetto. Quindi Mirko ha tirato fuori la lavagna per provare a fare qualche ultimo sforzo strategico per riuscire a pareggiare la partita. Vediamo intanto l'altro palo, abbiamo visto proprio nelle immagini un secondo fa l'altro palo colpito da Geronimo Garcia, questo era il secondo, due legni che chiaramente sfortunati per quanto riguarda il contributo del giocatore numero 8 del Correggio Hockey.
Pallina che vedete in questo momento nella lunetta dell'area di rigore del Correggio Hockey. Mirko Bertolucci pronto alla battuta e a riprendere il gioco, 3 minuti 16 secondi al termine dell'incontro, pronto a tornare a quasi a più di 20 giorni dall'ultima volta il Sarzana al successo. L'ultima volta, lo ricordiamo, 30 gennaio, 5-1 in casa contro Breganze. Vediamo intanto l'intervento da parte dei... Non era partito il cronometro, eccolo qui la... Quando il Sarzana, certo, il Sarzana chiede un po' al tavolo di ricominciare il tempo, perché non era poi un sbaglio del tavolo, sicuro, non aveva cominciato a percorrere il tempo. 3 minuti, 14 secondi, infatti sono passati solamente 2 secondi dal termine, dall'inizio, scusate, dell'azione. Forse il tempo reale era sicuramente qualcosina in più, quindi chiede l'intervento il... chiede l'intervento dei direttori di gara alla panchina del Sarzana. Vediamo poi cosa decideranno in corso le due parti. Infatti Mirko Bertolucci subito non aveva capito, vedevamo proprio dalla nostra postazione bene il volto di Mirko Bertolucci, un po' sorpreso da questo fallo, dato che lui era in possesso della pallina, sì, certo, ed era da solo. I giocatori sono così concentrati che a volte non riescono a vedere un po' cosa succede nel tabellone. 3 minuti e 0-3 è stato portato, ecco, 3 minuti e 2 secondi, ecco, è stato portato a questo timing il cronometro del Pala Dorando Pietri di Correggio. Può riprendere quindi il gioco, 3 minuti e 2 secondi al termine dell'incontro. 9 falli di squadra il Correggio, 11 il Sarzana, 2 è il distacco anche tra le squadre, tra il distacco di reti tra le due squadre, dato che il Sarzana sta vincendo 4-2 qui sulla pista del Pala Dorando Pietri. Ancora Garcia chiede l'intervento da parte del, ancora l'arbitro a dare il via, ancora Garcia. Bertolucci, tentativo di passaggio in mezzo all'area di rigore che però non viene raccolto da Ernest Cinquini, raccoglie invece Simone Corona che innesca De Rinaldis. De Rinaldis è bravo a disimpegnarsi in mezzo a due giocatori. Geronimo Garcia commette fallo su Ipini Azar, è il 10° fallo di squadra per il Correggio Hockey. E attenzione, perché Francisco Ipini Azar ha il tiro diretto che potrebbe mettere in ghiaccio la partita in favore del Sarzana. Ipini Azar che ha un 40%, una percentuale di effettività in questo argomento, quindi vediamo un Campor che si affronta a un giocatore con molta capacità a fare le punizioni. 6 tentativi andati a segno su 15 per quanto riguarda Ipini Azar in questa stagione. Vediamo anche gli arbitri, che forse ha richiesto l'intervento dello staff del Pala Dorando Pietri per pulire il parcheggio. Ci sta pensando momentaneamente Geronimo Garcia. Poi però gli arbitri fanno entrare gli addetti alla pista per pulire, anche una questione di sicurezza chiaramente per gli atleti. 2:36 al termine dell'incontro, Francisco Ipini Azar contro Cesc Campor. 2 minuti e 36 secondi, tiro diretto per il Crédit Agricole Sarzana sul punteggio di 4-2 per la formazione ligure qui al Pala Dorando Pietri di Correggio. Parte Francisco Ipini Azar contro Cescampo. Ipini Azar prova a ipnotizzare Cescampo, lo ipnotizza invece il portiere catalano. Resta quindi sul 4-2 il punteggio di questa partita. Geronimo Garcia riparte dal via all'azione di un Correggio Hockey. Cinquini dietro la porta, però si fa soffiare la pallina da Davide Borsi, bravo a trovare un compagno smarcato, si trattava di Galbas riesce a liberarsi bene di Garcia e Barbieri. L'alleato numero uno del Sarzana, anche soprattutto in questa fase di partita, è proprio il cronometro. Sta cercando di sfruttare al meglio tutti i 45 secondi a disposizione la formazione rossonera. Attenzione con Ipini Azar che perde il possesso della pallina in 3 contro 3, riparte il Correggio. Garcia
non trova spazio, deve servire all'indietro Ernest Cinquini che scarica, Barbieri scarica proprio per Geronimo Garcia. Bertolucci però perde il possesso dopo lo scontro con Juan Galbas. Il passaggio per Ernest Cinquini però non viene raccolto dal numero 19 del Correggio Hockey. De Rinaldis sotto la nostra postazione riesce a mantenere il possesso della pallina contro Nicolas Barbieri. Bella l'intuizione di Pignazzar per Galbas, c'è Scampor però risponde presente ancora Bertolucci in velocità per Garcia. Quando si entra nell'ultimo minuto della partita. Ancora Garcia contro il Pignazzar, atterrato il numero 8, 51 secondi al termine, il Sarzana chiama timeout. Pochi secondi per quanto riguarda il Correggio Hockey, Sarzana sicuramente ha chiamato un timeout per cercare di gestire questi ultimi minuti di gara. Sì, come abbiamo visto negli ultimi minuti, il Sarzana sicuramente ne approfitta di fare il più possesso di palla possibile, ha avuto forse una opportunità di fronte a Chess Campo, ma ha preferito girare e continuare a girare la palla, che a loro serve vincere, quindi far più gol non serve tanto, quindi loro preferiscono chiudere la partita così. Sicuramente fino a questo punto e credo anche al termine dell'incontro non possiamo non sottolineare una bravura da parte della Crédit Agricole Sarzana a livello di organizzazione tattica, e lo ripetiamo, una grande squadra nei momenti di difficoltà sa rispondere. Il Crédit Agricole Sarzana oggi ha risposto due volte su due e credo che questo sia un fattore assolutamente da non far passare in secondo piano, perché questa è la chiave della partita. Certo, il Sarzana che quando ha dovuto aspettare lo ha fatto, quando è stato sotto nel marcatore velocemente o pari nel marcatore velocemente ha saputo mettere un cambio in più, una marcia in più per far gol, quindi ha saputo gestire molto molto intelligentemente la partita. Riparte il Correggio Hockey, 40 secondi al termine, Mirko Bertolucci prova la conclusione respinta da Simone Corona, Ernest Cinquini marcato da Borsi riesce a chiudere i varchi per Cinquini, Garcia serve De Rinaldis, 25 secondi, possiamo già decretare con qualche secondo d'anticipo la vittoria della Crédit Agricole Sarzana. C'è intanto il fallo di squadra, il 12° fallo di squadra fischiato contro il Sarzana. Gli arbitri chiedono che venga battuta la ripresa del gioco dal punto indicato da dove era stato poi fischiato il fallo per quanto riguarda il Crédit Agricole Sarzana. Si tratta della 12ª vittoria in questa partita. Intanto il tentativo in girata di Ernest Cinquini viene ancora respinto da Simone Corona, un Simone Corona che in questi ultimi secondi di gara sicuramente si è guadagnato, come si dice da qui in Emilia, si è guadagnato la pagnotta, perché ha saputo respingere e compiere ottimi interventi. Certo, dobbiamo dire che il Correggio fino alla fine non ha mollato, ha provato a fare il meglio possibile di fronte a un Sarzana molto molto maturo, una squadra molto matura con tanta conoscenza fra i giocatori, con un allenatore molto bravo, ha planteato una partita molto intelligente e questo è il risultato. Sì, sono assolutamente d'accordo, perché partita intelligente del Crédit Agricole Sarzana credo che sia il miglior modo per dare merito proprio alla formazione rossonera di questa vittoria, la 12ª del Crédit Agricole Sarzana in questa stagione, un Sarzana che si conferma al quarto posto, lo vedete proprio al centro delle nostre immagini, le due squadre che si salutano, una partita dove non è mancato l'agonismo, ma come vedete non manca neanche a fine gara il rispetto e la sportività. Qui vedete intanto i gol che ci propone la regia guidata dal nostro Marcello Bulgarelli. In questo momento quindi il Sarzana consolida il proprio quarto posto in classifica, al primo c'è il Lodi con 47 punti, Forte dei Marmi 46, Trissino 42, Sarzana 39, mi permetto di aggiungere il Valdagno a 35, perché nelle prime 5 della classifica fino a questo momento è l'unica che ha saputo strappare l'intera posta in palio qui al Pala Donando Pietri. Nell'ultima di campionato ci sarà la sfida tra
Forte dei Marmi e BDL Correggio proprio qui al Pala Dorando Pietri. Dall'altra parte, nelle parti basse della classifica, c'è il Sandrigo a quota 25, Grosseto 24, Correggio 21, Monza 12, Scandiano 5. Monza e Scandiano si sfideranno, lo ricordiamo, il 24 di febbraio alle 20:45. Chiude il Breganze a un solo punto in graduatoria. Prossimo turno che non vedrà impegnate le formazioni, tutte le formazioni della Serie A1 di hockey su pista, perché sarà la Coppa Italia a prendere la scena. Sabato 27 inizieranno i quarti di finale della Coppa Italia con Lodi Bassano al Pala Castellotti e Valdagno Follonica. Domenica 28 invece al Vecchio Mercato ci sarà Sarzana contro Montebello, al Palaforte invece Forte dei Marmi contro Trissino. Le vincenti si sfideranno nella Final Four in programma il 24 e 25 aprile in sede ancora da definire. Tra pochi secondi ci collegheremo con la nostra Marzia Cattini per le interviste da bordo pista. Da dire, Toto, un successo meritato, una sconfitta che però non cancella le possibilità per quanto riguarda un Correggio Hockey che fino a questo momento comunque anche oggi ha tenuto testa alla quarta formazione del campionato. Certo, una sconfitta che di sicuro non resta il merito di quello che si viene, che il Correggio sta facendo da un bel po', che i giocatori hanno giocato fino alla fine con tanta voglia, tanta grinta e hanno fatto tutto, ma di fronte aveva una grande squadra, quindi si aspetta che il Correggio continui così. Le auguriamo il meglio al Sarzana. La nostra Marzia Cattini è collegata a centropista con Geronimo Garcia, per distacco sicuramente il miglior giocatore del Correggio Hockey di questa partita. A te la linea, Marzia. Sì, ottima prestazione questa sera di Geronimo Garcia, stai attraversando un periodo di ottima forma, ma probabilmente ha pesato anche essere l'ex di turno. Sì, oggi era una partita dura, loro giocano uguale a noi, facciamo praticamente lo stesso, abbiamo due allenatori che lavorano nella stessa maniera. Sì, sicuramente posso dire che sono un buon momento, ma sicuramente grazie alla squadra. Oggi abbiamo fatto una buona partita, come ti dico, loro sono forti, c'è una difesa molto, molto buona e ci facciamo un po' di fatica quando ci difendono così. Ma nulla, abbiamo avuto la mia posizione di prima, qualche palo, quelle palline se non entrano da una parte, entrano dalla nostra, diciamo. Quindi va bene, siamo contenti comunque. Beh sì, stasera sapevamo che col Sarzana non sarebbe stato facile, però il Correggio ci ha abituato a sorprenderci proprio con le squadre più forti, quindi perché no, poteva anche starci. Alla fine in realtà neanche la soddisfazione di stare in pareggio per più di 16 secondi nel primo caso e qualche minuto nel secondo, che sempre il Sarzana è riuscito a rifare gol subito dopo, questo probabilmente insomma non ha aiutato neanche nel riprendervi. Sì, sono momenti, sono situazioni delle partite che ti portano al finale del risultato, diciamo, positive o negative. Abbiamo avuto il 1-1, dopo il 2-2, forse se facevamo il 3-3 ci stavamo ancora. Loro hanno fatto bene a fare il 4-2, io lì ho sbagliato la posizione di prima, ci sono i momenti che se sbagli la partita prende un rumbo, se fai la scelta corretta, fai gol, sicuramente prendi un altro rumbo la partita. Grazie. Ringraziamo anche Geronimo Garcia, ringraziamo e salutiamo quindi la nostra Marzia Cattini, che tra pochi secondi avrà Francesco Rossi, il giocatore, uno dei giocatori simbolo del Crédit Agricole Sarzana. Diamo quindi la linea alla nostra Marzia Cattini per sentire Francesco Rossi. Francesco Rossi, il vostro ha una difesa impeccabile, la seconda migliore del campionato, un gioco molto ordinato e poi la capacità di essere incisivi e di fare gol nei momenti che contano. Sì, è stata una partita molto complicata e anche molto fisica subito dal primo minuto, però noi siamo stati bravi, specialmente il secondo tempo, a gestire bene la palla davanti e essere incisivi quando ci è capitata l'occasione e comunque ripartendo l'attacco, partendo da un'ottima difesa del secondo tempo. Il primo tempo secondo me abbiamo ballato un pochino troppo, però durante fine primo tempo abbiamo messo a posto le cose, siamo rientrati e appunto abbiamo portato a casa la partita, che
era molto complicata in un campo che ultimamente loro hanno vinto contro grandi squadre, quindi era una partita molto molto complicata, e questi tre punti sono oro per la nostra classifica. Sì, rimanete quarti in classifica, però insomma con tre punti in più che vi tengono agganciate ai posti più alti del campionato, insomma. Sì, ma noi comunque dobbiamo guardare partita per partita, non dobbiamo stare a guardare chi c'è davanti, chi c'è dietro. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, che se giochiamo con questo spirito, divertendosi, un gruppo è fantastico, con la testa giusta noi riusciamo, secondo me, riusciamo a toglierci delle belle soddisfazioni da qua al proseguo della stagione. Bene, ti ringrazio. Ringraziamo anche Francesco Rossi per l'ottima analisi. Chiediamo anche alla nostra Marzia Cattini se può restare un attimo in collegamento, perché domani sera ci sarà un nuovo appuntamento con OK Talking. Marzia, chi sarà ospite? Perché ci sarà un ospite speciale, se non sbaglio. Domani sera gli ospiti speciali saranno due, perché avremo i due neonominati allenatori della nazionale, a partire da Alessandro Bertolucci, che è stato con noi qua stasera come allenatore del Sarzana. Quindi appuntamento a domani sera alle 21, so che Talking. È la prima vittoria di Alessandro Bertolucci da allenatore della nazionale con il club del Sarzana. Lo ringraziamo quindi Marzia Cattini per i contributi da bordo campo. Ricordiamo che Marzia Cattini conduce OK Talking tutti i lunedì alle ore 21. Io ringrazio Toto Bastias per essere stato in nostra compagnia. Voglio ricordare anche il prossimo turno, che sarà invece in programma su tre giorni diversi, quindi il 3 marzo Montebello Bassano, il 6 invece saranno in programma Monza Lodi, Sarzana Valdagno, Follonica Breganze, Forte dei Marmi Scandiano, Grosseto Sandrigo. Chiuderà il turno il 7 di marzo la partita tra Trissino e Correggio, in programma alle ore 18. Qui invece, qui proprio il programma della prossima giornata. La classifica vede l'Amatori Lodi al primo posto con 47 punti, Forte dei Marmi 46, Trissino 42, Sarzana 39, Valdagno 35, Bassano 34, Follonica 33, Montebello 32, Sandrigo 25, Grosseto 24, Correggio rimane a quota 21, Monza e Scandiano 12 e Monza 5, Scandiano 1, Breganze. Toto, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te Francesco, saluto a tutta la gente a casa. Il mio ringraziamento va a voi che ci avete seguito, l'appuntamento con le prossime partite qui dal Pala Dorando Pietri di Correggio. Grazie, buon occhio a tutti.